Ora eseguiremo la respirazione inferiore o addominale, detta anche diaframmatica. Per essere certi di eseguirla correttamente, possiamo appoggiare una mano sul ventre. Inspiriamo lentamente dal naso. Inhalamos lentamente por la nariz y llevamos el aire e mandiamo l'aria verso l'addome e lo stomaco. Espiriamo lentamente, per un tempo equivalente e sempre attraverso il naso. Inspirazione con il naso, espirazione con il naso, portando l'aria verso l'addome e lo stomaco. Se eseguiamo bene questa respirazione, quando entra l'aria, il ventre si dilata e si solleva, mentre espirando si contrae, tornando nella posizione iniziale. Dobbiamo abituarci a immettere tanta aria quanta ne possiamo inspirare, a espellere tanta aria quanta ne possiamo espirare, per rinnovare completamente l'aria durante la respirazione. La mente è molto vigile, segue il processo respiratorio. L'inspirazione è profonda, lenta. L'espirazione lenta e tranquilla. Si tratta di una respirazione molto rilassante che placa il sistema nervoso. Favorisce anche tutti gli organi della cavità addominale. Concentrandoci sulla respirazione, aiutiamo anche la mente a raggiungere uno stato di maggiore equilibrio e armonia. Infatti, gli yogi dicono: la respirazione è il cavallo e la mente il cavallerizzo. È importantissimo imparare a respirare. Una respirazione scorretta è come una spina conficcata nel sistema nervoso. Lo irrita. Una respirazione corretta è invece un balsamo che ci tranquillizza e ci fa sentire molto meglio nel nostro essere e nel nostro proprio centro. Dopo un po' di esercizi respiratori, che possono arrivare fino a 5 o 10 minuti, concludiamo questa prima lezione con la scienza millenaria del rilassamento yoga. Per questo, situate tranquillamente. Mettetevi a vostro agio, sistemate la testa in modo che sia il più comoda possibile. Effettuate le solite respirazioni, ma un po' più calme e tranquille. Seguite attentamente la mia voce. Farò riferimento alle varie parti del corpo. Percepitele. Rilasciatele e, in breve, lasciatevi invadere placidamente dalla sensazione confortante del rilassamento. Prima di tutto, dirigete l'attenzione mentale sui piedi, sulle gambe, tutti i muscoli dei piedi, delle gambe, sono distesi, molto distesi, completamente rilassati, sciolti, molto sciolti, ancora più rilassati, sempre più rilassati. Anche tutti i muscoli dell'addome e del petto
stanno per immergersi in uno stato di profondo rilassamento. In un stato di profonda rilassamento. Profondo rilassamento. E man mano che questi muscoli vanno allentandosi, anche quelli della schiena, delle braccia, delle spalle si lasciano andare. Tutti i muscoli della schiena, delle braccia, delle spalle sono distesi, molto distesi, rilassati, sciolti, molto sciolti, sempre più rilassati. I muscoli del collo sono morbidi e distesi, senza tensione, senza rigidità, senza tensione, senza rigidità, senza tensione, senza rigidità. La mandibola è leggermente abbassata, distesa, sciolta, abbandonata. Le labbra distese, le guance morbide, le palpebre profondamente rilassate. E così la fronte e lo spazio fra le sopracciglia. Tutti i muscoli del corpo vanno distendendosi sempre più profondamente. Sempre più profondamente. Sempre più profondamente. Ristorando tutti i muscoli e inducendo uno stato di profondo rilassamento e benessere, tranquillità, riposo, profondo rilassamento, benessere, tranquillità e riposo, benessere, tranquillità e riposo.